in risposta all'interrogazione riguardante il cortile della via Goffredo da Bussero, risposta che invierò in forma scritta domani, ricordare che la pulizia del cortile di via Goffredo da Bussero è stata realizzata una pulizia straordinaria. Il cortile è agibile a far data da circa un mese fa, si è tenuta anche la festa di inaugurazione. Effettivamente sono stati abbandonati 6 sacchi contenenti foglie, sacchi con la scritta AMSA, sacchi che sono stati abbandonati perché durante la pulizia operata dalla Parchi e Giardini un operaio è stato ferito da un calabrone e ha avuto bisogno di un ricovero in codice rosso in ospedale, e che da allora, diciamo, giacciono nel cortile della scuola. Mi informerò per capire chi a questo punto li debba prelevare. Questo è l'unico, diciamo, l'unico elemento di criticità ancora presente all'interno del cortile. Tra l'altro, l'interrogazione contiene un'altra cosa non corretta. Il cortile non è stato interamente realizzato dai genitori, il basamento, la colorazione e le righe sul terreno di gioco sono stati realizzati dal comune, a spese dei genitori sono state poste le attrezzature sportive bellissime, devo dire, e grazie a questi genitori per averlo fatto, ma questa è stata, diciamo, il loro contributo. Vi ringrazio, buona serata. Grazie, consigliere capogruppo Illuzzi. Grazie Presidente. Relativamente alla mozione che avevo presentato giovedì scorso di sfiducia nei confronti della vicepresidente Lo Consolo, abbiamo deciso anche come gruppo di mutare la mozione da mozione di sfiducia a mozione di censura, perché ci sembra più appropriato la richiesta rispetto alle frasi pronunciate in seguito al caso dell'aggressione all'onorevole Salvini, per cui presento la mozione di censura e ritiro la mozione di sfiducia presentata giovedì scorso. Grazie. Consigliere Mauri. Sì, allora leggo una mozione urgente che ha raccolto le firme. L'oggetto: attraversamento ciclopedonale delle ferrovie nord in via Oroboni. In merito alle opere sostitutive del passaggio a livelli previsti dalle Ferrovie Nord e in riferimento alla delibera del Consiglio di Zona 9, numero 76, del 27 marzo 2014, con la quale, tra l'altro, si individuava come soluzione di attraversamento ciclopedonale di via Oroboni un manufatto con rampe in sovrappasso e in vista della conferenza dei servizi del 27 novembre 2014, in considerazione delle problematiche emerse durante l'incontro col Comune di Milano e le Ferrovie Nord in Commissione Territorio il giorno 14 ottobre 2014 e nella successiva assemblea pubblica presso Cassina Anna del 22 ottobre 2014, nelle quali si è evidenziato un eccessivo impatto del manufatto in sovrappasso, il Consiglio di Zona 9 valuta positivamente una soluzione in sottopasso dell'attraversamento ciclopedonale in via Oroboni, a condizioni che venga garantita una totale sicurezza dell'attraversamento medesimo mediante un'adeguata larghezza del passaggio ciclopedonale interrato. Vengano realizzati su entrambi i lati dello stesso di ampi spazi aperti al piano interrato con raccordi di rampe ciclabili e scale pedonali opportunamente armonizzati con il contesto viario e pedonale. Venga previsto su un lato del sottopasso un locale di guardiola interrato per consentire almeno nei momenti di maggiore affluenza di utenti un presidio all'attraversamento, oltre che all'installazione di un idoneo impianto di videosorveglianza e pulsanti di chiamata di emergenza. Grazie consigliere Mauri. Consigliere Faregna, poi consigliere Bina, Senese e Indovino. Sì, grazie Presidente. Io ho da fare due segnalazioni. Leggo solo il titolo delle. Allora, uno riguarda la riqualificazione e messa a norma del marciapiede di fianco al sagrato della chiesa di Piazza Belloveso, e l'altra segnalazione è la sistemazione del cartello di sosta per st-
stallo assegnato a disabile in via Ermadotto. Grazie. Consigliere Bina. Sì, grazie Presidente. Intervengo anch'io in merito all'ultima esondazione del Seveso, perché anche se marginalmente sono stato toccato anch'io dalla esondazione di Via Arezzo, perché anche i box del condominio dove risiedo hanno subito un allagamento, non ai livelli dei condomini del Civico 9 di Via Arezzo, però comunque l'acqua è arrivata anche da noi. E per cercare di capire cosa è successo, visto che finora da un po' di anni la Via Arezzo e tutta quell'area lì non erano state interessate da questa esondazione, ho sentito il Parco Nord per capire cosa era successo, se era stato, cioè qual era la causa di questa ondata d'acqua. Allora, la questione che mi è stata spiegata è la seguente: le piogge copiose, violente, che si sono verificate sabato hanno mandato in crisi il canale Collatore Breda, che è il canale che raccoglie le acque fognarie del comune di Cinisello Balsamo e di parte del comune di Bresso, e le invia al fiume Seveso. Il fiume Seveso era pieno, quindi non ce la faceva più a raccogliere le acque, e quindi le acque del canale Collatore Breda sono state fatte entrare nel velodromo, perché quel velodromo, che è stato fatto così a forma di velodromo per renderlo compatibile con il parco, in realtà la funzione principale è una vasca di laminazione di 40.000 metri cubi. Il problema è che le piogge di sabato hanno riempito abbastanza velocemente il velodromo. A quel punto lì le acque del canale Collatore Breda non potevano andare più nel Seveso, perché il Seveso era pieno e non riceveva più nulla. Il velodromo si è riempito e a quel punto sono saltati i tombini del canale Collatore. Cos'è successo? L'acqua ha iniziato a invadere il Parco Nord, che ha, diciamo, fatto una funzione di area golenale, come c'è ad esempio nel fiume Po, quindi l'area tutto intorno al fiume si riempie per proteggere tutto il resto. Riempito anche il Parco Nord, l'acqua è entrata in via Arezzo e ha iniziato a devastare i condomini che affacciano su quella via. Dico questo perché mi hanno fermato molti condomini, sia del mio condominio ma anche cittadini che abitano in via Arezzo, dicendo: ecco, la colpa è del Parco Nord. Allora, il Parco Nord, queste due strutture se le ha trovate all'interno del proprio territorio, perché il canale Collatore è vecchio di decine e decine d'anni. Il velodromo è stato costruito per cercare di proteggere quella parte di territorio dalle esondazioni del... Consigliere Capogruppo La Terza, per cortesia, Capogruppo La Terza, lasci intervenire. Capogruppo La Terza, Capogruppo La Terza, cortesemente. Adesso ci vieni a spiegare come funziona a Parco Nord, vero? Capogruppo La Terza. Capogruppo La Terza, per cortesia, lasci terminare l'intervento al consigliere Bina. Bravo, no, sta dovresti avere una decenza in questi casi. In questi casi dovresti avere una decenza.
fare le conferenze con l'assessore Granelli promettendo ai cittadini Mario Monti. Consigliere La Terza, consigliere La Terza. Posso andare avanti? No, se devi. Vuoi finire, prego. Consigliere, ti prenoti e poi dopo fai il tuo intervento. Sì, e allora bravo. Consiglieri, bravissimo. Non entrate in dibattito tra di voi, grazie. Lascia finire l'intervento degli altri. Va bene? Ah sì, è lì che si vede la consistenza nel lasciar finire l'intervento. Consigliere La Terza. Mi meraviglio, consigliere La Terza. Mi meravigli anche lei, presidente. Ma quando vorrà intervenire, intervenga. Lasci terminare il consigliere Bina e poi dirà le sue. Faccio a chi finora ha contrastato ogni iniziativa sulle vostre di laminazione, che siamo a posto, va benissimo così. E adesso che è arrivato l'acqua di Arezzo, si cambiano addosso. Perché non si vedevano dai calcoli? Consigliere La Terza. Dicevo quindi che il Parco Nord non ha responsabilità di questa esondazione, ma è frutto appunto che il sistema costruito del canale collatore e della vasca di laminazione, con questa grossa mole d'acqua che si è scaricata sulla città di Milano e diciamo su tutta la zona nord di Milano, è andato in crisi e quindi l'acqua, non avendo altra strada dove andare a defluire, ha invaso le strade. Quelli del Parco Nord hanno aggiunto una cosa: meno male che c'era questa piccola vasca di laminazione, altrimenti quei 40.000 metri cubi di acqua che sono entrati nel velodromo si sarebbero riversati tutti sulla via Arezzo e quindi l'acqua, quindi i danni sarebbero stati assai peggiori. Grazie. Presidente Senesi. Grazie Presidente. Intervengo per ricordare che martedì 25 ricorre la giornata internazionale della lotta contro la violenza contro le donne. Questo Consiglio ha promosso un evento, come il nostro compito fare, ogni anno facciamo di buon grado, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, un evento che è così composto, un evento teatrale che è teso a suscitare un dibattito che seguirà immediatamente dopo con rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti dei carabinieri e dei. Scusate, capisco che il tema violenza alle donne non susciti tanto interesse, ma possiamo dare modo di. È comunque difficile riuscire a sentire. Scusate, consiglieri, la ringrazio Presidente perché era difficile mantenere la concentrazione. Dato che poi la comunicazione è abbastanza breve, vi prego cortesemente di fare silenzio. Allora, sarà uno spettacolo a cui seguirà appunto un dibattito. Saranno presenti i rappresentanti dei carabinieri, delle istituzioni e dei centri antiviolenza e del sportello donna che è attivo presso l'ospedale Niguarda. Quindi chiedo a tutti voi di partecipare e di aiutare gli uffici e la commissione a promuovere l'evento, e anche con un semplice passaparola credo che sia nostro compito mantenere l'attenzione alta su questo tema, perché poi è troppo facile spendere parole commosse all'indomani dell'ennesima tragedia che si consuma nel nostro paese e non porre poi attenzione in quelli che sono gli interventi che le istituzioni sono chiamate a fare, sia di messa in sicurezza ovviamente della città, ma anche di intervenire soprattutto a livello culturale sulle persone. Grazie. Capogruppo Indovino. Grazie Vicepresidente, ma io vorrei innanzitutto iniziare l'intervento ringraziando la Polizia Locale ed AMSA per il lavoro che hanno fatto durante le ore dell'esondazione di sabato notte e il lavoro che stanno facendo in questi giorni.
Siamo a conoscenza del fatto che ci sono ancora tante vie sporche, stiamo cercando di fare le segnalazioni, anzi invito i consiglieri a cui dovessero arrivare insomma, segnalazioni di chiamare AMSA, e devo dire la verità, sono assolutamente disponibili ad intervenire anche con rapidità, soprattutto sui cumuli di masserizie che si accumulano svuotando le cantine, passano col ragno, il servizio è gratuito, non c'è bisogno di segnalare, è un servizio che stanno facendo in queste ore. Poi domani e nei prossimi giorni verranno puliti diciamo anche i lati delle strade, perché la priorità è stata data ai marciapiedi e ai tratti centrali delle carreggiate, mentre i tratti laterali, quelli per intenderci dove parcheggiano le macchine, sono un po' più complicati da fare. Oggi sentivo AMSA, mi dicevano che stanno provando a pulirli con l'utilizzo di idranti con un getto un po' più forte, senza diciamo la modalità che è stata utilizzata le altre volte, quelli di vietri di sosta. Io sono del parere che si debba invece partire diciamo con la pulizia quei divieti di sosta, domani lo farò presente. Oggi stavano testando alcune strade per capire se riuscivano a pulire così, ma vediamo come va. Dico le ultime due cose. Non entro nel merito diciamo delle soluzioni al problema. Oggi la notizia è che il governo ha stanziato 86 milioni per le vasche, non è questo diciamo il centro del mio intervento, insieme ai soldi che hanno messo Regione e Comune. Dico questo perché sono convinto che questo problema non debba più essere affrontato con noi, voi, cioè questo è un problema da risolvere, perché io stesso diciamo, ho la cantina allagata e capisco l'arrabbiatura di tanti nostri cittadini, perché è un danno enorme anche dal punto di vista economico per tante famiglie e tanti commercianti. Non presento una mozione perché c'è già presentato una mozione del Movimento 5 Stelle, dico solo due cose e poi magari farò un emendamento dopo. Io credo che oggi sia necessario cambiare ancora il piano di emergenza, perché sta cambiando la tipologia di esondazione, cioè stiamo andando da un'esondazione di carattere torrentizio in qualche modo a un'esondazione di carattere alluvionale, con un sistema bacino idrico che coinvolge tutti i fiumi, anche a nord, i laghi, che va al collasso in situazioni come quella che abbiamo vissuto sabato, con per esempio l'apertura delle paratie sul lago di Pusiano, che ha causato poi un'inondazione molto più alta diciamo da noi. Per fare questo credo che anche noi come consiglio di zona ci possiamo fare portavoci di alcune innovazioni come persone che stanno sul territorio e alcuni di noi anche che vivono il disagio. Penso a due assemblee, una all'isola che ormai è coinvolta diciamo spesso e volentieri e una all'auditorium Cagranda, sicuramente per presentare il progetto, ma soprattutto per aiutare la cittadinanza ad affrontare il problema dell'emergenza, che volenti o nolenti diciamo alla fine del progetto tanto criticato, che alcuni di noi condividono, alcuni no, almeno per altri 3 anni con questo problema noi dobbiamo fare i conti. E allora penso che serva coinvolgere la Protezione Civile regionale a fronte del fatto che dicevo prima, cioè che l'esondazione non riguarda più solo il torrente Seveso ma riguarda tutto il bacino idrico, e quindi serve una gestione di quel livello. Penso a un sistema di allerta via SMS da condividere con la Protezione Civile per allertare la cittadinanza. Penso all'utilizzo e alla distribuzione o di sacchi di sabbia o di gonfiabili per proteggere i negozi, e i garage, le cantine e tutto quanto. E penso anche al coinvolgimento, come si faceva una volta in tempo di guerra, delle parrocchie, perché con il sistema di altoparlanti che hanno loro, siano campane, siano messaggi registrati, io credo che possiamo riuscire a informare più persone possibili del pericolo che sta arrivando con l'esondazione, mettendo in sicurezza più persone possibili, perché durante la fase d'emergenza la cosa fondamentale, al di là dei danni materiali che ci sono e che vanno evitati, è cercare di far sì che nessuno si faccia male, perché sabato chi è stato in mezzo all'acqua, e siamo in parecchi, ha visto che sta diventando davvero pericoloso, e il rischio che qualcuno batta la testa
e ci lasci le penne, è reale. Grazie. Consigliera Presidente Fregoni. Grazie Presidente. Due comunicazioni molto rapide. La prima, inerente sempre all'esondazione del Seveso, le due esondazioni di settimana scorsa, quattro stabili di case popolari, su Zani 1, Costalovara 1, Padre Luigi Monti dal 18 al 22 e tutto il complesso abitativo dei quattro civici di Valcismon, Valdinievole, è da una settimana che sono senza riscaldamento perché le caldaie sono andate sott'acqua e quindi c'è stato un grossissimo problema. E abbiamo gli quasi 250 famiglie al freddo. È notizia di un'ora fa che sono ripartita la caldaia degli alloggi sopra i negozi di via Padre Luigi Monti, cioè i civici dal 18 al 22. Attendo notizie nella mattinata di domani che ripartano anche le caldaie degli altri civici. È una situazione molto grave perché in queste case, come in tutte le case popolari, vivono moltissimi invalidi e moltissimi anziani e quindi abbiamo chiesto anche che i custodi sociali possano girare in questi stabili e chiedere agli anziani se hanno bisogno anche di una coperta o di la spesa, anche perché non escono di casa per paura di scivolare sui marciapiedi in alcuni punti ancora sporchi. Quindi vi terrò aggiornati sul ripristino delle caldaie, mi sembra una cosa proprio di emergenza grossa. Dopodiché, come tutti gli altri cittadini, anche noi viviamo e siamo stati battezzati da quando siamo nati nel Seveso, essendo io cittadina liguardese da quando sono nata, e quindi come tutti abbiamo cantine allagate e anche in questo caso anche il negozio e le cantine del mio negozio come tutte quelle degli altri negozi allagate, quindi subiamo come tutti gli altri i disagi e i problemi in merito all'esondazione. Seconda comunicazione molto rapida, giusto per informare il Consiglio che dal primo di gennaio al 30 di ottobre 2014 nella zona di Niguarno sono stati effettuati 12 sgomberi, di cui 10 nelle case popolari del Comune di Milano e 2 nelle case popolari di proprietà di Aler, giusto per informazione, soltanto nel quartiere di Niguarda. I dati ovviamente sono complessivi, parliamo di 162 sgomberi nel 2014, mancano ancora due mesi e sgomberi sono ancora in previsione le settimane prossime, quindi questi sono i dati, totale sono 162, una media di 3,78 sgomberi alla settimana. Questo è quello che il Comune di Milano insieme a Polizia Locale e Assessorato alla Sicurezza sta procedendo su questa strada e questi sono i dati e i numeri oggettivi. Grazie. Grazie Capogruppo. La terza. Chiedo scusa ai cittadini innanzitutto per il fatto di essere andato un po' fuori dai binari nell'intervento precedente, chiedo scusa al consigliere Bina e a tutti i consiglieri. E non avevo intenzione di fare l'intervento, però visto che siamo in tema, io volevo esprimere solidarietà ai cittadini di via Arezzo che si sono trovati impreparati, perché non perché qualcuno non li ha avvisati al momento, ma perché c'è un'ignoranza totale nello studio dei progetti, c'è un'incuria. E voi sapete benissimo che in questo consiglio di zona è da anni che noi ci battiamo per prendere in considerazione seriamente quei progetti. Invece cos'è che vediamo? Di fronte a questa emergenza non si cerca di capire meglio il problema e di trovare una soluzione che non sia un palliativo. Giusto due numeri: l'esondazione dell'8 luglio è durata 5 ore in zona Niguarda e l'AIPO ha detto che se tutte le vasche di laminazione a Senago, Paderno, Lentate sul Seveso, Varedo e anche forse anche a Parco Nord fossero state presenti, avrebbero evitato l'esondazione. Ora bene, mercoledì 12 luglio eravamo col consigliere Indovino alla commissione ambiente in comune, c'è stata una esondazione molto vicina a quella dell'8 luglio, quindi le vasche sarebbero entrate in funzione. Le vasche sapete che per svuotarsi hanno bisogno di 2 giorni e mezzo, 3. Il 15 luglio noi ci saremmo trovati con quella che è stata il triplo o il quintuplo dell'acqua che è arrivata a Niguarda l'8 luglio
e non avremmo potuto far nulla. Ci saremmo trovati in due condizioni: primo, con le vasche quasi inutilizzabili, ma anche se fossero state utilizzabili si sarebbero riempite e noi avremmo avuto una esondazione minimo pari a quella dell'8 luglio. Vogliamo renderci conto che l'AIPO ha sparato dei numeri a caso, ha fatto degli studi precisi, ha partito delle premesse, ma sta proponendo delle soluzioni che non sono razionali, sono dei palliativi. E voglio portare a vostra conoscenza che l'ingegner Mille finalmente l'ha detto in un microfono. Per quanto riguarda la spesa complessiva, voi adesso state dicendo che ci sono 10 milioni da regione, 20 milioni dal comune e 86 milioni dal governo. Ragazzi, non bastano questi soldi. E lo dice l'ingegner Mille. Quando, sapete che io premo da tempo sulla comparazione tra vasca di Paderno e vasca di Senago? Perché quella di Paderno costerebbe 16 milioni di euro e quella di Senago 30. Bene, finalmente l'ingegner Mille ha confessato pubblicamente: i calcoli di Paderno sono sbagliati. So benissimo, dico queste cose, so benissimo di non potermi prendere nessuna querela perché è registrato nella Commissione Ambiente del Comune di Milano del 12 novembre 2014. Qui, però, purtroppo sui giornali, appena dato sul sito del Comune, il progetto va avanti delle vasche di laminazione, nello stesso modo. Il problema è questo, che le persone quando non sono direttamente prese dall'esondazione, quando non hanno la cantina allagata dal fango, che è veramente disarmante, perché trovarsi circondati per un'area di 500.000 metri quadri, qual è quella di Niguarda, non poter tornare a casa, iniziare a circumnavigare perché insomma l'acqua non la puoi evitare, sono passate persone da vicino casa che erano disperate. Con tutto l'ottimismo di questo mondo, con tutto il bene che possono volere ai loro amministratori, di cui si sono fidati, con tutto il bene che possono volere, non hanno potuto niente. Tutto l'ottimismo che poteva essere il profumo della vita, invece l'ottimismo deve essere, sì che ci deve essere, ma deve essere un ottimismo razionale, basato sulla misura. Questo invece, quindi praticamente chi non subisce le esondazioni, sì, si dispiace, dà un attimo di solidarietà ma finisce lì. Invece il problema più grave è chi la vive da vicino. Chi vive da vicino il problema dell'esondazione, purtroppo io constato della rassegnazione. E voi sapete benissimo che, dato che da anni che in questo consiglio di zona cerchiamo di allertare la popolazione, i consiglieri stessi, gli amministratori, su come dovremmo porci di fronte a quello che è il problema dell'esondazione, il problema del sistema idrogeologico, comunque c'è questa sorta di rassegnazione. E comunque l'amministrazione continua a fare orecchie da mercante. Il Bresso, ingresso dove passa il fiume Niguarda, l'ultimo tratto tombinato. Cavolo, non si sapeva che lì c'era un fiume, è stato permesso di costruire un centro commerciale. Ma ci rendiamo conto? Presidente, lei è di Bresso, lei abita a Bresso, cioè si rende conto? Lei è presidente di Zona Nova, ha lasciato che è da 10 anni che è presidente di questa zona. Non poteva fermarli, lei non può far nulla, non può riparare il marciapiede sotto casa, non può riparare le buche. Un centro commerciale a Bresso è stato impunemente permesso di costruire, in via Passerini verranno 4 grattacieli, e noi cosa facciamo qui? Sì, ci crogioliamo su queste cose, che noi tanto non è colpa nostra, però intanto non mandiamo nessun messaggio all'amministrazione comunale, nulla. Vogliamo parlare di un altro tema di questo consiglio di zona che il Movimento 5 Stelle sta appoggiando? La goccia, l'ex area gasometri, vogliamo andare a costruire anche lì? Garbogera, Pudiga, vi dice qualcosa? Non vi dice niente? Oppure i grattacieli che sono stati costruiti giù a Bosco in Città? No, magari secondo voi non vanno ad influire su quello che è il dissesto idrogeologico di una città che è già in ginocchio?
Io non voglio infierire. C'era anche il consigliere Parise che aveva accennato, come sapete sono un ingegnere e anche se diciamo è un ordine che non è nato per gli ingegneri con la mia specializzazione, però lavora molto sul territorio. C'è un articolo a firma del professor ingegner Angelo Spena che dice: diversamente saremmo solo al secondo paradosso, l'assicurazione sul regato della prevenzione anche per il territorio, più che geniale sarebbe alla lettera catastrofico. Ed è qua dove stiamo andando noi, ci prendiamo il danno per poi appoggiarci un giorno ad un eventuale rimborso, ad un'assicurazione. Finisco qui, grazie. Era l'ultimo intervento da parte dei consiglieri, passiamo quindi alla nomina degli scrutatori. Passiamo alla nomina degli scrutatori, consigliere Illuzzi, consigliera presidente Fregoni come scrutatrice e capogruppo Melone. Quindi consigliere Illuzzi, Fregoni e Melone. Comunico prima di iniziare la discussione dei punti scritti all'ordine del giorno che sono state raccolte le firme adeguate per essere discusse in via d'urgenza, le due mozioni presentate dal consigliere Abbiati e la mozione presentata dal consigliere Mauri, quindi i punti che verranno trattati in questa seduta di consiglio saranno 18. Anche consigliere delle gramatiche? 17 firme. Mentre verifichiamo la il raggiungimento del numero sufficiente per essere discussa in via d'urgenza anche della mozione del consigliere Legramandi, abbiamo da ratificare due verbali, il verbale 136 e il verbale 137. Se non ci sono note, diamo per ratificato consigliere Ferrario. Io intervengo adesso sull'ordine dei lavori. Data la raccolta delle firme, chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e quindi dando spazio alle mozioni. Grazie. Cioè non è stata chiesta dai proponenti, la chiede il consigliere Ferrario. Consigliere Medolago. Grazie. Come consuetudine è successo anche in passato, io sono contrario a queste cose qui perché sono praticamente uno spettacolo per i pochi spettatori. Quindi indipendentemente da come voterà il mio gruppo, il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie, comunque è necessario mettere in votazione questa richiesta. Chiudiamo la votazione, presenti 37, favorevoli 13, contrari 23, astenuti 1, respinto. Passiamo quindi alla discussione del punto numero 1 che era stata già letta e presentata, scusate, siamo in fase di discussione dell'ordine del giorno, dicevo decadenza e surroga del consigliere di zona 9 Macario Simone, è stata già presentata la volta scorsa, come ricorderete la surroga prevede l'ingresso in consiglio di zona della consigliera Anna Chiesa, eravamo in fase di votazione, rimettiamo quindi in votazione la proposta. Chiudiamo la votazione.
Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, astenuti 0, approvata. Approvata. Diamo il nostro sì, immediatamente eseguibile. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Diamo il nostro benvenuto, do il mio benvenuto personale di tutto il Consiglio alla nuova consigliera Anna Chiesa, augurandole buon lavoro. Allora, chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Bene, benvenuta, buon lavoro. Consigliera Chiesa. Grazie, vi ringrazio tutti, volevo dirvi che sono felice e onorata di essere qui e dell'accoglienza che mi avete riservato già la volta scorsa, anche se non ce l'abbiamo fatta, però va benissimo uguale. Parteciperò a questo consiglio con la stessa voglia e con le stesse parole chiave che mi avevano guidato nel 2011 e mi avevano fatto accettare un po' la sfida nel 2011, anche se non nego che non me l'aspettavo più questa chiamata e un po' di cose sono cambiate anche nella mia vita. Queste parole chiave che voglio portare qui questa sera e che mi guidano nelle scelte mie quotidiane, sia personali che professionali, si rifanno un po' a degli ambiti che sono quelli dei diritti civili, delle minoranze e dei più fragili, che sono quelli legati alla tutela dell'ambiente e quindi a una sostenibilità ambientale, e sono quelli legati a un'idea di solidarietà e di collettività e di bene pubblico che anche in questo luogo vorrò portare avanti, alimentare e cercare di insomma, diffondere il più possibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie consigliera Chiesa. Passiamo al punto numero 2, linee guida per i mercatini di Natale 2014, immediatamente eseguibile, la parola al Presidente della Commissione Quattrociocchi. Sì, abbiamo fatto più commissioni per quanto riguarda le linee guida dei mercatini di Natale, la do per letta, in sintesi sono tutta una serie di location e di linee guida che diamo, poi diamo un mandato al direttore di settore per fare il bando che uscirà a breve e quindi niente. Bravo, bravo, bravo.
Grazie Presidente Quattrociocchi, non ci sono interventi. Consigliere... Sto ricevendo assistenza tecnica. Ah, ci sono problemi con il display. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 3, approvazione dell'iniziativa presentata dall'associazione Altrimenti per la realizzazione dell'iniziativa denominata Alter Bay. La parola al Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Andrea Quattrociocchi. Sì, anche questo è un progetto, lo do per letta, è un progetto di 7-8 anni fa, sostenuto dall'assessorato al commercio decorato per quanto riguarda appunto di spostare tutta serie di ambulanti sul cavalcavia Bussa, e quindi noi lo sosteniamo con per quest'anno con 3.000 euro per COSAP. Sì. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. 37 presenti, 32 favorevoli, contrari 3, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto 4. Linee guida per l'erogazione di contributi per progetti di defibrillazione. Chi va? La parola al Presidente della Commissione Decentramento, Roberto Medolago. Grazie Presidente. Diciamo che come consuetudine non leggerò la relazione, ma la presenterò a grandi linee. Come vi ricorderete, spero, qualche tempo fa alcuni di noi hanno fatto presente la necessità della presenza di questo strumento importante in vari siti, nei campi di calcio, nelle palestre e anche nei luoghi dove c'è una certa aggregazione di cittadini. Allora, diciamo che la Commissione di Centramento, in collaborazione con la Commissione Sport, che è una di quelle principalmente coinvolte, abbiamo proposto durante una commissione
esattamente nel novembre, nel 5 novembre ultimo scorso, di fare a questo Consiglio una proposta per rendere disponibili dei contributi da assegnare a quelle associazioni, sostanzialmente le associazioni sportive, che ne avessero bisogno. Dicevo che avevamo dato un contributo per far sì che queste associazioni acquistassero questo defibrillatore, ma soprattutto facessero dei corsi a dei loro dirigenti, a dei loro istruttori, per far sì che lo utilizzassero e fossero messi in grado di utilizzarlo. Chiaramente, in aggiunta a queste cose qui, la stessa associazione che curerà l'acquisto dovrà farsi carico di tenere l'apparecchio manutenuto, grazie Alberto, manutentato. Ringrazio i tecnici. Mi sono capito, vero? Ecco, grazie. E quindi abbiamo pensato appunto di destinare per questi acquisti un 10.000 euro nel capitolo dei contributi. E abbiamo messo alcuni punti che sicuramente avrete letto per far sì che le associazioni ne rispettassero e potessero utilizzare quei 1.000 euro che vengono assegnati ad ogni associazione per l'acquisto di questo apparecchio. Noi capiamo che magari questo importo che viene assegnato alla singola associazione possa essere limitato, però nell'ambito delle nostre piccole possibilità riteniamo che sia una cifra discreta, ed è per questo che proponiamo a questo Consiglio di approvare queste nostre linee guida per poter permettere a queste associazioni quantomeno di attrezzarsi al fine di evitare questo, che quello che è successo quello che è successo nel mondo dello sport, soprattutto che è successo, e quindi si poteva evitare con un intervento magari un po' più rapido e avendo questo attrezzo a una disponibile prontamente, perché se disponibile ma non prontamente, chiaramente, come potete immaginare, è come non averlo. Cito solo un esempio dove io penso che se fosse stato disponibile si poteva fare qualcosa. Voi vi ricorderete sicuramente il pallavolista Bovolenta, che purtroppo ci ha lasciato, e si poteva intervenire con un attrezzo del genere. Quindi io vi aspetto eventualmente le vostre eventuali proposte, che nella speranza fossero migliorative da parte mia, ma penso di interpretare anche il pensiero del Presidente Tucci. Se c'è qualcosa che migliora queste nostre linee guida, siamo qui pronti a discuterle. Grazie. Grazie Presidente Medolago. Consigliere Capogruppo Illuzzi, poi Capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Sono molto positivamente accolgo le linee guida appena lette dal Presidente Medolago. Ci è arrivato a questa conclusione, a arrivare a questi punti circa 2 anni e mezzo dopo rispetto alla mozione che ho presentato io il 19 aprile 2012 e bocciata dalla maggioranza di questo Consiglio. In questa mozione era il 14 aprile 2012, era morto Pier Mario Morosini, e io il 19 presento una mozione, si chiede al sindaco Pisapia, all'assessore allo sport Visconti, alla FGC, al CSI, che i campi sportivi della zona 9 possono essere dotati di autoambulanza munito di defibrillatore, e che il Consiglio di zona 9, nella predisposizione dei bandi per la gestione dei campi sportivi, utilizzi tra i criteri necessari per poter gestire la struttura la dotazione di autoambulanza munita di defibrillatore.
Ecco, ero stato tacciato di assoluto populismo, di presentare una mozione che nulla aveva a che fare con la zona, che non c'erano i soldi, di qua e di là. Ecco, vedere a 2 anni e mezzo di distanza che nel contenuto quello che io avevo richiesto viene ripreso, lo trovo positivo, perché alla fine vedo che, voglio dire, con un po' più di ritardo ci arrivano anche gli altri. Mi fa, per usare un eufemismo, arrabbiare il fatto che le proposte vanno bene solamente se le propongono, se le proponete voi o le propongono parte della maggioranza. Questo lo trovo una maniera assolutamente miope di far politica. Questo è un esempio, ma ce ne sono milioni di esempi, dove quando le proposte vengono dall'opposizione non vanno bene, poi le propongono sotto forma un po' diversa la maggioranza, allora vanno bene. Ecco, secondo me dovete cominciare a pensare a fare politica guardando nel merito delle proposte. Visto che a me comunque mi interessa rimanere nel merito, io cioè quanto c'è scritto qua, visto che non dista rispetto a quello che ho presentato, io sono a favore di questo progetto, perché quindi nel merito non posso dissentire rispetto a una cosa che va ad affrontare un tema come quello della sicurezza all'interno delle strutture sportive, che è di fondamentale importanza. Ripeto, con 2 anni e mezzo di ritardo ci arrivate anche voi. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Volevo, il direttore Seris non c'è, però vedo che per quanto riguarda questa delibera, i fondi vengono presi dal capitolo contributi, per cui volevo chiedere al presidente Medolago, visto che non c'è appunto il direttore Seris, come dire, cioè, a chi va, cioè praticamente vengono messi a bando 10.000 euro, giusto? Quindi per N associazioni, senza, per cui, cioè, non è che fanno un concorso o presentano un'offerta migliore, basta, cioè praticamente qui abbiamo scritto, potevamo scrivere i nomi delle associazioni, dal momento che si tratta di associazioni che usano strutture comunali o palestre scolastiche del Comune di Milano e della provincia di Milano, situate nel territorio zonale. Cioè, potevamo praticamente darle già alle associazioni. Quante sono le associazioni in zona che soddisfano questi criteri? Grazie. Presidente Tucci. Grazie. Intanto voglio ringraziare il presidente Medolago per il supporto che ha dato ai lavori della commissione in questo, soprattutto in quest'ultimo mese, ma non solo, anche in passato, ma per miei motivi personali mi ha dato un supporto maggiore, quindi lo voglio ringraziare per quello che ha fatto e che sta facendo nella collaborazione reciproca. Detto questo, sulla questione dei defibrillatori, al di là di ciò che stava dicendo il consigliere Luzzi, la mozione era riferita all'amministrazione comunale e non al consiglio di zona, ma noi come consiglio di zona avevamo già parlato di istituire dei corsi per le società sportive per l'aggiornamento e per i defibrillatori. Il problema era di trovare le risorse, perché noi non ne avevamo. Avete visto i bilanci come sono sempre stati approvati e come noi abbiamo dovuto operare all'interno della zona, quindi voglio dire sotto gli occhi di tutti. Il fatto di esserci arrivati adesso è perché, pur in ritardo, possiamo dirlo, perché anche l'anno scorso in più commissioni io dissi che avremmo ragionato sui defibrillatori, le società sportive e quant'altro della zona, ma l'importante è arrivarci. Credo che lo stanziamento di 10.000 euro sia uno stanziamento molto positivo, che aiuta molto le società sportive da questo punto di vista, e credo che
nella, diciamo, nella sfortuna dell'approvazione del bilancio che è avvenuta a settembre, che quindi ci ha costretto a dover trovare dei progetti velocemente, su questo non c'è stato neanche tanto da discutere, nel senso che messe insieme un paio di idee, di proposte di come sviluppare il progetto, abbiamo provveduto alla convocazione della commissione per ragionare su questo argomento. E il bando prevede anche il corso e l'assegnazione del defibrillatore, e qui dovremo costruire i criteri all'interno del bando, perché la delibera è solo per dire deliberiamo 10.000 euro per costruire il bando. Per oggi nella delibera noi non possiamo mettere le società sportive, le scuole o altro, anche se noi in commissione abbiamo fatto un ragionamento chiaro rispetto anche alle palestre scolastiche, perché il defibrillatore è dato alla società sportiva. Il defibrillatore all'interno delle scuole deve pensarci l'assessorato all'educazione, perché le scuole non sono in capo all'assessorato allo sport. Noi lo facciamo per le società sportive. Quel defibrillatore servirà alle società sportive. Altra cosa che noi vorremmo fare all'interno di questo bando per l'utilizzo di questo finanziamento è quello di far sì che le società sportive partecipino seriamente al corso e il defibrillatore venga consegnato solo alle società sportive che veramente partecipano al corso, perché nei 10.000 euro è previsto anche il corso. Quindi che poi ci sia da parte delle società sportive vengono designate una, due o tre persone, questo si dovrà valutare successivamente, ma per il rispetto del finanziamento che il Consiglio di Zona mette a disposizione, per rispetto di chi dovesse aggiudicarsi, mi volevano attentare la vita al mio più stretto collaboratore fidato della, non lo so, proprio quindi il corso deve prevedere appunto queste fasi. Solo a chi partecipa seriamente al corso avrà diritto al defibrillatore. E la società Azzurri Basket in commissione, proprio rispetto alle scuole, parlò chiaramente che loro gestendo, utilizzando le palestre, il defibrillatore lo utilizzano in più punti, quindi lo devono portare diciamo tra virgolette a spasso, perché gli Azzurri Niguardese, ma non sono gli unici, utilizzano più di una palestra scolastica, e siccome il defibrillatore sarà uno oltre a quello che loro già possiedono, lo dovranno portare in giro per le varie scuole, quindi non è possibile lasciarlo, e poi non è compito dell'assessorato allo sport fornire i defibrillatori alle scuole, anzi di fronte alla sicurezza l'assessorato all'educazione avrebbe dovuto già provvedere, o dovrebbe provvedere in tempo breve a farlo, o a dotare sia di defibrillatore che del corso, ma è un'altra partita quella. Quindi io credo che sia importante, proprio per la morte del calciatore, ma per evitare che qualsiasi, anche ragazzi più giovani che abbiamo sentito e letto sui giornali, hanno perso la vita per mancanza di un soccorso immediato. Quindi credo che da questo punto di vista il sostegno a questa delibera sia importante per questo. Poi sui criteri del bando vedremo con il direttore di settore, con gli uffici, come predisporlo e chi lo dovrà predisporre a tutti gli effetti, che sarà ovviamente il direttore di settore. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, allora l'iniziativa è valida, mi sembra una buona iniziativa, però verifico una cosa: noi stiamo dando un contributo alle società sportive, mentre dall'altra parte
il comune con Milano Sport toglie del resto con l'aumento delle tariffe, quindi da una parte diamo, dall'altra il comune toglie quello che gli rimane. Ma questa è la mia direzione politica, che ho detto anche in commissione, cioè nel senso che secondo me è giusta questa iniziativa, potremmo trovare anche una modalità diversa di poter dare aiuto alle società sportive. Ma quello che non capisco, probabilmente anche l'ora tarda e la mia età, è un paragrafo in fondo dove c'è scritto il contributo massimo assegnabile ad ogni associazione sarà di 1000 euro e comunque non potrà essere superiore all'80% del costo complessivo del progetto preventivato dal soggetto organizzatore. Però se il massimo è 1000 e se il progetto che mi porta alla società sportiva sono 2000 euro, l'80% è 1600. Ho capito, allora è sbagliata la scrittura. Perché se mi dice e comunque non potrà essere superiore all'80%, però partendo da 1000, se io presento 2000, l'80% è 1600. Se costa 800 non te li posso dare. Ma se costa di più? Quanto costa di più? Massimo 1000. Ho capito, ma qui, scusate una cosa, qui c'è scritto, e comunque non potrà essere superiore del costo compreso del progetto preventivato, cioè se la società sportiva presenta un progetto di 2000 euro, 1000. Il consigliere finanzia 1000. Ho capito, dobbiamo mettere 1000 comunque, senza la 3%. Posso rispondere, cioè capogruppo la terza, e, scusate, però a leggere il bando, allora il bando sembra molto più chiaro di quello che stiamo dicendo in aula. Mi dispiace che il presidente Tucci dice noi faremo il bando, ma scusate, ma in che consiglio di zona vivete? Noi adesso diamo le linee guida, dopodiché il direttore Seris emetterà il suo bando, punto. Per cui a voler leggere la delibera è tu associazione, hai due dirigenti che hanno fatto il corso riconosciuto a livello regionale? Sì, ok. Sei in una struttura del comunale? Sì, ok, punto, sarà così. È inutile che ci sbracciamo dicendo ma veramente, è così, cioè è un pochino più freddo, però almeno è la realtà, diciamo quella, è così, no? Poi avevo chiesto se alla fine quante erano effettivamente le strutture che hanno bisogno di un defibrillatore portatile, cioè la struttura, le associazioni di zona 9, cioè se effettivamente sono 10, diamole a quelle 10 senza fare tante storie, cioè sempre stiamo emettendo un bando chissà a fare. Poi il bando si fa verso i fornitori. Infatti è così. Poi riprenderà la parola e però, spiegherà nel dettaglio. Allora, scusi presidente, cioè questa delibera, cioè, è un po' strana. Cioè, se il consiglio di zona, cioè, lo dovrebbe fare, che so, per l'acquisto dei defibrillatori, invece qua per che cosa la fa non si sa, per delle associazioni che quindi le associazioni se lo devono acquistare, avere due dirigenti che non è che devono per forza farlo il corso, se li ha già preparati è già mezza strada è fatta. Quindi la domanda che ho fatto prima, a cui forse mi sono distratto perché capita, sa, è facile distrarsi, è: quante sono le associazioni di zona che utilizzano palestre comunali, strutture comunali e quindi avrebbero potenzialmente diritto? Cioè, se sono 10, che bando stiamo facendo? Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Allora, evitiamo per favore di fare interventi poco sensati e privi di alcuna logica. Sono soldi pubblici, non si può fare un affidamento diretto, è evidente che bisogna necessariamente cercare un confronto con tutte quelle realtà che
che necessitano, perché se io domani volessi aprire una palestra e accedere a quel contributo lo devo poter fare. Quindi risparmiamo per favore interventi che sono privi di alcun senso. Il capogruppo Illuzzi si rallegri perché finalmente la maggioranza decide di usare una certa logica e evidentemente andare incontro a quelle che sono le necessità territoriali. Andiamo avanti, mettiamo in votazione una mozione, una delibera intelligente finalmente, di cui vi era grande necessità, e finiamola qui, senza continuare a dare risposte. Adesso non so nemmeno quante commissioni sono state fatte, basta. Cioè. Presidente Tucci. Sì, no. No, no, ma io sulla la mozione di Luzio ho dato atto che lui l'aveva fatta, e che però c'era già un progetto che comunque aveva sbagliato l'indirizzo di Palazzo Marino e non del Consiglio di Zona 9. Per quanto riguarda il resto, il defibrillatore, intanto le società sportive sono 9 o 10, saranno 10, quelle sono le società di calcio. La terza, è inutile che fa così, sono le 6 società di calcio più le 4 società sportive che utilizzano le palestre scolastiche, punto. Dopodiché il finanziamento e il sostegno per questo progetto prevede l'acquisto prevede che chi si aggiudicherà il bando sarà colui che terrà il corso, e sarà colui che dovrà non solo fornire il defibrillatore, ma dovrà farne anche la manutenzione per 1 o 2 anni, adesso non mi ricordo qual era il tempo previsto. Quindi è necessario fare un bando, perché la cifra che viene messa a disposizione è il pacchetto intero di 10.000 euro, e tutti sanno che dopo i 5.000 euro bisogna fare i bandi. È inutile che fa così, perché è così, è. Cioè, non mi ha capito io, lei è qui da quando? Da domani mattina con decorrenza dopo domani, non mi ha capito. Ma è battuta, Tucci, ma che 6.000 euro? Ma quindi voglio dire, alla fine è tutto regolare, quello che stiamo facendo è tutto regolare, poi è ovvio che il bando lo scriverà il direttore di settore, ma sulla base di quello che anche noi abbiamo messo nella nostra delibera. Mica si potrà inventare tutto lui da solo. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Consigliere, allora mettiamo, non funziona, il consigliere Fede Pellone segnala il mancato funzionamento della tastiera. Mettiamo a verbale che ha votato favorevolmente, chiedendo maggiore attenzione e tempismo nella votazione. Attualmente siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto 5, approvazione delle iniziative presentate da Associazione Afriaca per la realizzazione dell'evento denominato La Notte delle Percussioni dal Mondo 2014, SD Azzurri Niguardese Basket, per la realizzazione dell'evento denominato Basket Chiamo in Zona 9. La parola al Presidente della Commissione Decentramento. Al Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, Tucci. Grazie, anche su questo lavoro di commissione ringrazio il Presidente della Commissione Decentramento per il supporto che mi ha dato, perché è stato fondamentale e importante la sua collaborazione per la realizzazione di queste iniziative, sempre perché
per questo periodo ho avuto dei problemi per cui non potevo dedicarci molto tempo, per cui ringrazio nuovamente il presidente Medolado. Avrei preferito che questa delibera la leggesse lui, ma visto che non è possibile mi accingo alla lettura. Il Consiglio di zona 9, premesso che l'associazione Afriaca, con istanza del 2 settembre 2014, ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un evento denominato la Notte delle Percussioni del Mondo 2014. L'associazione sportiva dilettantistica Azzurri Guardese Basket, con istanza 11-12-2013 e successiva integrazione del 3 novembre 2014, ha presentato una proposta progettuale denominata Basketiamo in zona 9, destinata agli alunni delle scuole primarie della zona, che si svolgerà nel corrente anno scolastico. Considerato che nel corso della seduta del giorno 5-11-2014 la Commissione Istruttoria Sport e Tempo Libero ha esaminato le proposte in premessa indicate, una, la proposta dell'Associazione Afriaca prevede la realizzazione di un evento denominato la Notte delle Percussioni dal Mondo 2014, atta alla presentazione di ritmi africani, brasiliani, cubani e orientali, utilizzando le caratteristiche percussioni di quei paesi. In contemporanea verranno presentate danze popolari di quelle zone presso l'Auditorium Cagranda in data sabato 27 dicembre 2014. La Commissione per la realizzazione dell'iniziativa ha approvato a maggioranza una spesa massima di 1.800 euro IVA compresa da attingersi dai fondi MAP, concedendo l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Cagranda, data e orari da concordarsi con il settore zona 9, essendo sulla base delle disponibilità, e l'utilizzo della civica stamperia secondo le disponibilità che saranno indicate al settore zona 9. La proposta dell'Associazione Azzurrini Guardese Basket prevede la realizzazione di un progetto intitolato Basketiamo in zona 9, destinato agli alunni delle scuole primarie e della zona 9, che si svolgerà nel corrente anno scolastico, date da concordarsi con le scuole aderenti. Tale progetto è presente nelle scuole primarie della zona 9 dall'anno scolastico 98-99 ed ha visto coinvolte mediamente 8 scuole primarie con un'adesione media di 30 classi. Nel corrente anno scolastico hanno aderito 3 scuole primarie con un'adesione di 35 classi totali. La Commissione, a maggioranza, approva una spesa massima di 4.500 euro IVA compresa da destinarsi dal capitolo contributo, massimo 80% del valore complessivo dell'iniziativa. Dato atto che le finalità delle iniziative in oggetto risultano coerenti con gli indirizzi programmatici della Commissione, istruttoria per l'anno 2014 deliberata dal Consiglio di zona 9, che le iniziative in oggetto rientrano nella tipologia e nei settori di intervento previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale di riemissione e di integrazione del fondo MAP, sopra citati, ovvero con il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi e pertanto sono finalizzabili con i relativi capitoli di bilancio, che la Commissione istruttoria ha proposto di assegnare per la realizzazione dell'iniziativa le somme indicate nel dispositivo del presente deliberato, che trova capienza nella disponibilità dei fondi MAP e dei contributi assegnati alle commissioni per l'anno 2014. Con deliberazione del Consiglio di zona 9. Tenuto conto che nessuna responsabilità è da imputarsi al Consiglio di zona per la realizzazione delle iniziative che sono poste a carico del soggetto che realizzeranno le iniziative, i rischi e le responsabilità derivanti dalle esecuzioni delle stesse, anche per quanto concerne il rispetto delle procedure amministrative e degli obblighi di legge, ivi compreso, ove necessitano le coperture previdenziali, assistenziali e assicurative. Delibera di approvare le iniziative proposte dalla Commissione Sport e Tempo Libero, indicate nello schema, per una spesa massima di 1.800 euro IVA compresa da destinarsi ai fondi MAP e per una spesa massima di 4.500 euro IVA compresa da attingersi al capitolo contributi.
Grazie. Grazie capogruppo Perego. Sì, dopo l'interessantissima illustrazione chiediamo la votazione per parti separate dell'iniziativa. Allora, mettiamo in votazione la prima iniziativa, quella presentata da Friaca, la notte delle percussioni del mondo 2014. Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione della prima iniziativa. Siamo in fase di votazione. C'è problemi alle dita? Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 22, contrari 12, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione la seconda iniziativa proposta dagli Azzurri Niguardesi. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. No, mettiamo prima in votazione, scusate, l'intera delibera e poi l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata. Non è una questione di pelle, basta che l'iniziativa sia positiva, razzisti. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 6, mozione relativa all'esondazione del Seveso in Milano, altissima priorità per la progettazione e realizzazione del piano di intervento di emergenza con l'utilizzo di argini artificiali. La parola al primo firmatario, capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, questa mozione io chiedo alla Presidente e in particolare alla maggioranza che se come altre mozioni deve passare e rimanere carta straccia, diciamocelo, non votiamola. Con questa mozione si chiede che il sindaco di Milano presti attenzione a quella che è la prevenzione, ma non a 10 km da Milano, non a 15, a 20, ma che si preoccupi dei propri cittadini, che protegga le abitazioni dei cittadini di Niguarda. Quello che dice, quando dicevo prima la rassegnazione, mi riferivo proprio al fatto che nessuno pensa che è possibile in un territorio come Milano, pianeggiante, con le nuove tecnologie. Credo che in questa settimana molti consiglieri abbiano avuto l'opportunità di vedere quelli che sono gli argini mobili, che a differenza dei sacchetti di sabbia non pesano, si trasportano molto facilmente e vengono messi in funzione in pochissimo tempo e con pochi uomini. Come spiegavo prima, l'esondazione del 15 non ci sarebbero state vasche di esondazioni che l'avrebbero trattenuta, per cui in ogni caso
In ogni caso, un piano di questo tipo è necessario, perché anche con le quattro vasche di laminazioni noi avremmo avuto minimo un'esondazione pari a quella dell'8 luglio 2014. Allora, leggo il dispositivo della mozione. Si chiede quindi al Sindaco di Milano di predisporre lo studio, la fattibilità e dedicare tutte le risorse necessarie con estrema urgenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati come da piano provinciale di emergenza di protezione civile sul rischio idraulico e idrogeologico, in modo che tutte le strutture private e pubbliche siano salvaguardate dagli allagamenti. Sia progettato un percorso ben definito anche con l'ausilio di argini artificiali mobili che porti l'acqua a defluire utilizzando le sedi stradali e tutti i luoghi che successivamente saranno adeguatamente ripuliti ed eventualmente sanificati. Per cui è ovvio che nella proposta non andiamo a specificare se gli argini devono essere montati in modo che dopo aver allagato Isola, Zara, prendano altre vie della città che si possono chiamare Corso Venezia, no? Perché noi lo sappiamo benissimo qui in zona 9, se in zona 9 ci allaghiamo è perché siamo le vittime sacrificali del centro di Milano, no? Il buco di Piazzale Istria, che avrebbe una capacità di 80 metri cubi al secondo, è tenuto appositamente strozzato per fare in modo che l'acqua non arrivi in Melchiorre Gioia e quindi da Melchiorre Gioia in via San Marco e quindi nel centro di Milano. Quindi cos'è che dovrebbe fare un'amministrazione? Possiamo stare, non avanziamo nessuna proposta, perché lo studio deve essere completo. L'acqua che è arrivata a Milano era considerevole, non la si può trattenere, la si deve far defluire. In più una cosa che potrebbe essere aggiunta, e quindi però io lo ritengo che sia implicito in quello che è il piano di emergenza, che riguarda anche l'educazione dei cittadini, cioè non l'educazione dei cittadini, anche una specie di assistenza e di consulenza. Una specie di consulenza verso i cittadini per come ripararsi dalla piena che arriva. Le persone hanno avuto mezzo metro davanti a casa e chi non è stato in grado, chi non ha avuto la perizia necessaria per arginare la propria abitazione, ha preso un metro e mezzo, due metri di acqua nei box e nelle cantine. Questa è un'assistenza che il comune deve dare, il comune deve preoccuparsi dei suoi cittadini. Però vedo che comunque a nessuno continua a interessare questa cosa. Per cui io vi chiedo che se la votate... Quindi Presidente, soprattutto a lei che è l'espressione di questo Consiglio di zona, se la vota, che la porta avanti al Sindaco, e al Sindaco anzi, i 20 milioni, anziché destinarli al Senato, li destini al piano di protezione di Milano, in cui c'è bisogno di avere un piano, magari fare anche delle strutture fisse, perché come vedete Piazzale Istria, l'N5 si è protetta bene, se l'è messi i suoi tre scalini. Perché i cittadini non devono avere i loro tre scalini? Grazie. Capogruppo Indovino. A parte l'irruenza del capogruppo alla terza, cioè io sarei sul punto senza fare voglio pindarci, perché se no non ce la capiamo più. Io anche rispetto a quello che ho detto a inizio seduta penso che sia il caso, valutando in modo positivo la mozione, poi io sono contrario al fatto che quei 20 milioni di euro vengano tolti dalla vasca di Senato, ma si sa che la pensiamo diversamente, che vengano stanziati dei fondi a parte, anche perché un'altra delle notizie che è arrivata oggi è che l'80% diciamo delle infrastrutture che verranno costruite per salvaguardare i cittadini, per l'80% sono fuori dal patto di stabilità, quindi il Comune in qualche modo diciamo, ha risorse per fare questo, di andare un po' più nello specifico, posto che
l'idea di proteggere i caseggiati e i negozi con i gonfiabili che abbiamo visto in questi giorni, non mi ricordo su che lago, sia una strada che vada percorsa. Come? Su Lago Maggiore. Lo vuole dire qualcun altro? Maggiore. Allora, magari poi domani. Dico le cose che ho detto perché sono un po' le cose che ho detto prima nel mio intervento, facendo una proposta di emendamento. Quindi, aggiungendo nel si chiede, esplicitando le cose che il consigliere Natazzo giustamente ritiene implicite, ma secondo me è il caso di esplicitarle, di predisporre un sistema di allerta SMS rivolto alla popolazione nella modalità ritenute migliori dalla protezione civile. Dico questo perché secondo me non è il caso di mandare SMS a tutti, ma magari di individuare condominio per condominio delle persone che si fanno carico di questa responsabilità, di predisporre un vademecum sulle emergenze da distribuire nei condomini e nei negozi per informare la popolazione sulle attività da mettere in campo in fase di preallerta e allerta, ovviamente sempre fatto dalla protezione civile, di coinvolgere le parrocchie nel sistema di allerta integrato anche con l'ausilio di campane e messaggi preregistrati, diciamo come si faceva una volta in guerra, ma secondo me serve, e poi di convocare assemblee pubbliche per informare meglio i cittadini riguardo il piano di emergenza, cioè fare, diciamo, queste sono quattro cose piccole, ma che secondo me coniugate alla proposta che faceva il capogruppo La Terza, possono in qualche modo migliorare ancora di più la gestione dell'emergenza, soprattutto in una fase in cui io lo ribadisco perché, diciamo, lo vedo e con i miei occhi lo subisco da qualche anno, sta mutando la modalità di esondazione, quindi sta cambiando il modo, la modalità con cui esonda, e quindi secondo me predisporre un piano di questo genere può servire a evitare che le persone si facciano male, perché questa ritengo comunque debba essere la priorità per tutti in quella fase. Presidente Sili. No, non c'è problema. No, io sulla scorta anche dell'intervento che mi ha preceduto del mio capogruppo, volevo fare alcune considerazioni su quello che è emerso anche nell'ultima esondazione, effettivamente, che i cittadini non sapevano cosa fare. Probabilmente la città di Milano non ha mai culturalmente, dico, ha avuto esperienze di calamità naturali, un po' per la sua conformazione, no? Non siamo una zona sismica e così via. Per cui non ha costruito una rete di protezione civile che coinvolgesse i cittadini, come succede, come c'è in molte altre città. Genova stessa c'è una rete di protezione civile che ha funzionato, di solidarietà, chiamate come volete, ma fondamentalmente quello che manca in città è quello che devono fare anche i cittadini, perché in questi casi molte volte la rete è quello che fa la differenza. Quello che secondo me va fatto, e grosso modo viene individuato nella proposta di emendamento, è il piano di protezione civile dei cittadini, non quello del comune, perché i tecnici del comune, dell'AMSA, i vigili del fuoco sanno cosa fare. Il problema è che queste cose vanno fatte in pochi minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Cioè, la cultura dell'emergenza è questa cosa qua. E questa cosa qui va spiegata in maniera semplice ai cittadini. Non solo, probabilmente vanno fatte anche delle carte di rischio. Cioè, le zone dove esonda, chiamiamola la zona rossa, dove esonda più frequentemente, poi una zona magari dove esonda meno frequentemente e così via. In maniera che, come è successo e come non deve succedere, se si sa che c'è il rischio, le automobili non vengono posteggiate in questi luoghi, perché i cittadini devono sapere che in quei luoghi lì non vanno posteggiate le auto in quelle situazioni. Cioè, il piano di emergenza è questa cosa qua. Ci sono molte esperienze in giro per l'Italia che negli ultimi anni sono state fatte. Io mi sono occupato di protezione civile alla fine degli anni 80, fino ai primi anni 90, come responsabile regionale delle pubbliche assistenze. E devo dire la verità che quando andavo a visitare i comuni
della cosiddetta provincia erano molto più non efficienti i comuni, ma c'era molta più disponibilità da parte delle persone, delle amministrazioni e dei cittadini a occuparsi di protezione civile. Forse, come dicevo all'inizio, a Milano non siamo abituati, abbiamo vissuto, diciamo così, in questo modo senza preoccuparcene. Oggi dobbiamo farlo, perché effettivamente è vero che da un punto di vista meteorologico la situazione è molto cambiata. Non è solo responsabilità, cioè, non è che lo dico per sminuirlo, non è solo responsabilità della cementificazione che ha contribuito enormemente sul Seveso, ma è anche dovuto al fatto che gli eventi meteorologici avvengono in maniera molto più violenta e in maniera continuativa in un tempo molto limitato. Queste piogge, diciamo così, a distanza di 24-48 ore fanno sì che il terreno non è neanche in grado di assorbire la seconda ondata di acqua. In questi giorni, non solo a Milano, ma io non ero a Milano durante l'ultima alluvione, ero a Como, no? Dove i terreni erano talmente pieni d'acqua che anche dopo 48 ore dalla pioggia buttavano fuori, come se venisse fuori l'acqua dai terreni, perché era talmente intriso d'acqua che ci sono voluti 4-5 giorni affinché il terreno diciamo così drenasse l'acqua che aveva in sé, proprio perché la quantità d'acqua che è venuta giù in 48 ore è stata esagerata rispetto a una media. E questo purtroppo è, diciamo così, il futuro della nostra, diciamo così, della meteorologia, per cui dobbiamo fare i conti con questa situazione cambiata. Se poi aggiungiamo il fatto, e non l'abbiamo detto qui, ma che l'amministrazione comunale si è impegnata a drenare la parte coperta del Seveso per migliorare, diciamo così, le sezioni. Noi sappiamo che la sezione del Seveso sotto la città, in particolare sotto Piazza Istria, è in una condizione precaria, in quanto si è ostruita parzialmente. Se si riuscirà entro la primavera a pulire e a riallargare la sezione, probabilmente si riusciranno, e finisco, a guadagnare quei 15-20 metri cubi al secondo di portata, che faranno sì che insieme a tutte le altre, diciamo, accorgimenti, diminuiranno non tanto il rischio di esondazione quanto la quantità di acqua che rimane in superficie, perché per fortuna noi abbiamo una quantità di acqua che non è in superficie, che rimane nelle fogne e, diciamo così, negli antri, che può essere in qualche modo migliorata. L'ultima cosa, probabilmente, scusate, non è il momento di far battute, ma la questione è che i condomini devono attrezzarsi con dei sistemi diciamo permanenti, quindi devono mettere le pompe, cioè purtroppo, come dicevo, abbiamo cambiato diciamo modalità di pioggia, per cui dobbiamo metterci in questa logica. Dobbiamo tutti fare qualcosa, non basteranno solo le paratie mobili piuttosto che i sacchi di sabbia, occorreranno anche degli accorgimenti tecnici fissi, stabili, perché comunque sia il rischio esondazione non sarà scongiurato probabilmente neanche quando saranno fatte tutte le vasche e quando sarà allargato il Seveso, perché la situazione, come dicevo prima, meteorologica è cambiata, il mondo è cambiato, dobbiamo farcene una ragione. Grazie. Presidente Simi, capogruppo Melone, poi consigliere Carraro. Grazie Presidente. Ma per quanto riguarda la mappa delle esondazioni, io ho presente quella del 2002 e non mi sembra che sia molto cambiata in questa ultima esondazione rispetto al 2002. Certo ci sono delle variazioni, micro variazioni, dovute al fatto che si è costruito, le costruzioni che sono andate in profondità, magari con posteggi che arrivano 3-4 piani sottoterra, hanno creato degli argini, per cui i danni sono stati maggiori, perché con la stessa area di allagamento l'acqua è risalita anche da sotto, anche perché la falda in questi anni è risalita a causa del mancato utilizzo da parte delle attività industriali. Mi fa piacere che si riconosca in questa sede, anche in questa sede finalmente, che ci sono dei cambiamenti climatici e la causa di queste piogge così violente è dovuta al fatto che il riscaldamento
fatto sì che quest'anno il Mediterraneo sia ancora caldo, quindi c'è stata questa violenza dell'acqua dovuta al fatto che la stagione era ancora troppo calda rispetto alle temperature medie stagionali. Per quanto riguarda la proposta di fare quello che si dice come un piano di emergenza esterna che c'è per tutte le attività dei grandi rischi, quando c'è un'industria a rischio c'è un piano di emergenza interna che riguarda l'area industriale, poi c'è un piano di emergenza esterna che è quello di comunicazione alla popolazione su come ci si comporta, che cosa si deve fare. Questo è molto importante perché attraverso questo piano si possono coordinare gli sforzi e ognuno sa cosa fare, anche se ho visto che ognuno poi si è arrangiato nei modi più ingegnosi per arginare la ricaduta dell'acqua nelle cantine. C'è chi ha usato gli schiumogeni, chi ha messo i sacchi, chi ha messo le assi, chi ha messo la plastica, insomma ognuno si è dato da fare per quanto riguarda la propria situazione, però forse è meglio avere un coordinamento di modo che le azioni siano coordinate. Rispetto all'emendamento presentato da Indovino, ho chiesto a Indovino, che ha già accettato, di inserire tra le fonti di informazione anche le fermate della TM, di modo che nei segnali luminosi venga data comunicazione. Consigliere Carrasco. Volevo presentare un paio di emendamenti nel dispositivo. Dunque, si chiede che il Comune esegua le perizie statiche degli edifici i cui cittadini lo segnalano a causa delle infiltrazioni e poi che il Comune offra consulenza e stipuli convenzioni con ditte per mettere in atto le protezioni efficienti nelle abitazioni e nelle strutture in genere. Grazie. Consigliere. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Vedo positivo l'intento da parte di questa mozione di predisporre quella che è un piano di intervento di emergenza, anche se mi chiedo se questa sia la sede opportuna per parlare di questa cosa, anche perché soggetti come la protezione civile che in teoria dovrebbero già occuparsi di questo tema, però visto la volontà di dispositivo vorrei dare anche un contributo rispetto alla possibilità di apportare migliorie e aiuti rispetto al piano di intervento predisposto così come pensato dalla mozione. Io quello che ho notato, ho fatto una super cazzo, nessuno ha capito, così come lo voglio dire. Dai, il Lussi, il linguaggio mi sembra che possa super cazzo, ma è una citazione cinematografica, non mi sembra detto una parolaccia. Super cazzo, guarda, un livello di ignoranza crassa. Scusate, quello che volevo dire è che Presidente, non riesco a parlare, mi sono rimasto interrotto incredibilmente. Quello che volevo dire è che ho rilevato che sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, avere la possibilità di accedere direttamente e in tempo reale alle informazioni circa il livello del Seveso, così che si possa direttamente verificare quando è con un sistema di telecamere, così che uno possa direttamente vedere dal sito del comune o dal sito dell'ARPA a che livello è, così che uno possa già avere la possibilità di verificare se effettivamente c'è una condizione di esondazione o meno, perché che io debba sapere notizie dal Soler Tendovino va bene, però preferisco avere un canale ufficiale, con tutto il rispetto alla stima per Tendovino, anche perché non è quello il suo lavoro. No, vuol dire, poi solleviamo il Soler Tendovino da un compito francamente eccessivamente oneroso e neanche retribuito, per cui voglio dire. Io volevo proporre come emendamento la possibilità di predisporre un sistema di telecamera in tempo reale
accessibile online da chiunque cittadino che monitori la situazione del sede. Sì, grazie Presidente, però due piccoli accenni, non si può che essere favorevole a questa mozione perché giustamente, come già interventi prima dicevano, i cambiamenti climatici renderanno gli eventi tragici dell'ultimo periodo sempre più frequenti e tutti gli interventi che si potranno realizzare per cercare, condivisibili o meno, avranno una durata temporale che va molto in là nel tempo, quindi tutte quelle iniziative che possono cercare di alleviare e diminuire i disagi che vivono quotidianamente i cittadini di Linguarda, dell'isola, ben vengano. Chiaramente magari questo andrebbe anche aggiunto, oltre all'intervento di AMSA, un migliore intervento di AMSA sulla pulizia di tutti i tombini, un migliore intervento di MM sulla manutenzione di tutta la rete fognaria, perché se mi auguro anche che MM non gestisca poi nel prossimo anno e mezzo le case popolari come sta gestendo adesso tutta la rete fognaria, perché vediamo che è uno stato di grave, nonostante quello che si dice, di grave difficoltà, mi limito a dire questo. Se aggiungiamo che il comune magari mette a disposizione, finché non arrivano le barriere mobili, perlomeno con certezza i sacchetti di sabbia non vengono a mancare nei momenti di difficoltà nonostante le continue inondazioni, protezione che il comune aiuta e sostiene, che magari il comune non chiuda le scuole nelle giornate di sole lasciandole aperte quando avvengono le inondazioni, che permetta che si faccia i mercati nelle giornate di esondazione, non li faccia fare quando le esondazioni non ci sono, solo perché magari non ha messo come priorità, e così dovrebbe essere, la pulizia delle strade dove avvengono i mercati. Che venga fatta la corretta manutenzione, ad esempio mi venivano fatte la citazione all'isola, ci sono molti, dicevo, molti tombini che non sono più in grado di ricevere perché ammalorati e quant'altro. Tutta una serie di interventi che sono fondamentali in questo periodo di transizione all'arrivo finalmente di quello che sarà poi il progetto definitivo di risoluzione del problema. Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Come già anticipato dal capogruppo Illuzzi, non si può che raccogliere con favore questo genere di iniziativa che evidentemente va nella direzione giusta, ovvero quella di adempiere a quelle criticità che vengono individuate nel periodo di progettazione e realizzazione delle vasche di laminazione. Di una cosa ho paura, è solo di una, che si possa pensare a seguire quella che è la linea del Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Cioè è gravissimo pensare a un'assicurazione fissa e costante, perché è il pubblico che deve ottemperare quelle che sono le pecche, le criticità della rete pubblica, e non si può pensare evidentemente all'idea che siano privati cittadini a dover pompare in strada la cosa che comunque sia sarebbe efficace rispetto a una situazione che, ripeto, deve essere il pubblico a gestire e riuscire a su cui intervenire. Quindi mi auguro che la linea politica da parte del Partito Democratico, in particolare della zona 9, che poi è una delle zone che più soffre questo genere di catastrofe per i motivi che sono già stati ben definiti negli interventi che mi hanno preceduto, mi auguro che la linea politica non sia quella di comunicare ai cittadini che dovranno intervenire acquistando delle pompe per pompare l'acqua di fuori delle cantine e dei box. Sarebbe gravissimo e quantomeno impensabile. Grazie. Consigliere Fedepellone. Io di capire. No, consigliere Luzzi doveva intervenire. Ma no, non è una schiacciata, ma dai, ma ero qua a parlare con lui, ma quando è schiacciato? Siamo un gruppo Fedepellone. A chi non mi dispiace, ma non sono... Allora diamo la parola, magari se vi divertite diversamente, magari fuori dall'aula, sarebbe anche il caso, visto che sono 11:30, consigliere capogruppo La Terza per l'accettazione o meno degli emendamenti e per la replica finale. Grazie Presidente. Allora, intanto volevo fare, allora, accolgo con favore
diciamo, alcune posizioni che sono state espresse nell'aula, però diciamo, volevo intanto fare delle correzioni. Allora, nel primo intervento al capogruppo Indovino, per quanto magari lo sa però non l'ha detto esplicitamente, quando si apre la diga di Tusiano, il problema è di zona 3, non di zona 9, nel senso che Tusiano alimenta il Lambro e non il Seveso. Comunque, vabbè, è un problema comunque. E invece, per quanto riguarda il presidente Simi, guardi, il mio condominio è attrezzato di pompe. Può procedere per cortesia con l'intervento, grazie. Non si può pensare praticamente di aspettare. Allora, guardate, il problema è questo, no? Noi viviamo in un'epoca veramente strana, no? Come qualcuno pensa di risolvere i problemi con le assicurazioni, cioè in pratica prima ti rovini e poi tanto hai l'assicurazione, è veramente una cosa catastrofica. Se pensate bene, no? Giusto per fare un pochino di polemica nella sanità, non è che si pensa alla prevenzione, qui il parallelismo, no? si fa in un attimo, noi dovremmo prevenire, invece no, siamo lì a ricevere l'acqua. Però nella sanità sembra che venga ripagato chi cura il tumore, non chi previene, quindi questa è un'altra delle deformazioni di questa società. Per cui a un certo punto cos'è che bisogna saper fare? Chi ha fatto un po' di palestra, che so, sa che una delle prime cose che ti insegnano è saper cadere. Dato che cadi, no, è molto importante saper cadere bene. Per cui nel nostro caso, e guardate, cioè, non è che le invento io queste filosofie, no? Non nello sport, ma anche nel trattamento dell'acqua, anche negli Stati Uniti hanno gli stessi problemi, in Olanda ce l'hanno lo stesso, per cui magari il problema non è frenare l'acqua. Il problema non è frenare l'acqua, ma condurla. Quando